Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. È arrivato Spelacchio a Roma, l'erede del mitico Spelacchio, il nuovo albero di Natale in piazza Venezia, di fronte l'altare della patria. Mi sa che Spelacchio dal 20 di dicembre al 10 di gennaio rimarrà solo in mezzo alla piazza. Nessun turista e nessun cittadino italiano a girarci intorno, perché le misure allo studio del governo per il nuovo DPCM chiamato quello di Natale, ci sarebbero gli spostamenti vietati dal 20 di dicembre e dal 10 fino al 10 di gennaio per 20 giorni e chiusi tutti gli hotel di montagna. Questo sarebbe l'orientamento del governo. Quindi niente spostamenti tra regioni e per chi torna dall'estero dopo l'inizio della stretta c'è la quarantena. E sulla scuola, in cambio i prefetti per organizzare i trasporti e consentire le riaperture delle superiori. Quindi, dicevamo, alberghi di montagna chiusi, quindi per tutte le vacanze natalizie. Così si evita, diceva, non posso sciare ma vado lo stesso nell'albergo in mezzo alla neve, così mi sento nel Santo Natale. No, l'albergo viene chiuso. Il governo punta a blindare l'Italia per evitare di ripetere a Natale gli assembramenti e i contagi di Ferragosto e per impedire gli spostamenti sulla neve, pensa di chiudere gli hotel e resort. Le date non sono fissate, ma l'orientamento dell'esecutivo è far scattare queste nuove disposizioni dal 20 di dicembre fino al 10 di gennaio. Ma attenzione, ho visto qualche virologo che si strappa i capelli, che razza di paese, con 600 morti al giorno pensiamo allo sci. Non, come bisogna spiegarlo? Non c'entra niente lo sci, non c'entra niente la persona che va a sciare. Si sta parlando di assembramenti e soprattutto si sta parlando di economia. Il tema è centrale perché intorno allo sci c'è una economia enorme, un indotto gigantesco. Quindi quando si parla di questo tema è perché si sta parlando di economia, di bloccare una parte, un settore importante del paese, non di quello che va a sciare sulla montagna. Il problema non è quello, il problema è l'economia, caro virologo che ti lamenti. L'Italia non sta scioccamente parlando di chi vuole andare a sciare. Ma si sta parlando dell'economia che comporta tutto quello che c'è intorno a chi va a sciare. Così Speranza, il ministro della Salute, e Francesco Boccia ne discuteranno con i governatori, o meglio, presidenti di regione, che sono stati convocati per mettere a punto quel DPCM di Natale che comincerà il 4 di dicembre. Un provvedimento che mercoledì sarà illustrato alle Camere dallo stesso Speranza. La linea del rigore è tracciata, i dettagli saranno messi a punto nelle prossime ore e spunta l'ipotesi che siano i prefetti a coordinare sul territorio l'organizzazione dei trasporti per consentire la riapertura dei licei. Quindi le autorità di pubblica sicurezza, che sono i prefetti, dovranno sopperire alla mancanza di trasporti pubblici necessari per non creare assembramenti. Quindi non comprare più autobus, vagoni del treni, metropolitane, no, il prefetto dovrà organizzare. Beh, complimenti. Beh, il governo si impegna a dare soldi a dare agli albergatori. Perché agli albergatori? Perché vogliono chiudergli appunto l'albergo per 20 giorni nel momento di stagione più alto in assoluto, perché l'albergo di montagna ci guadagna, no? Sembra l'albergo di il gusto ci guadagna. L'albergo di montagna ci guadagna sotto Natale, soprattutto, no? Soprattutto. La proposta di mediazione con cui Veneto, Piemonte, Val d'Aosta, Lombardia e Friuli Venezia Giulia e province autonome di Bolzano e Trento volevano evitare il tracollo del settore sarà respinta, quindi le proposte delle regioni per trovare una soluzione e salvare la stagione, ma come vi dico,
no? Non per quello che va a sciare, per l'economia. Ecco. La proposta respinta delle regioni prevedeva la possibilità di aprire gli impianti di risalita delle piste da sci per gli ospiti dell'albergo e delle seconde case. Quindi, quando il governo ha sentito gli ospiti dell'albergo, magari, allora chiudiamo anche gli alberghi. Ecco, la risposta del governo è stata: ok, chiudiamo anche gli alberghi, così non si pone neanche il problema. Seconde casa, beh, chiudiamo gli spostamenti tra le regioni, così non vanno né nelle seconde case né negli alberghi di montagna, perché il timore qual è? Ma allora vanno a farsi la festa di Capodanno in montagna. Io quante volte sono andato in montagna, ad esempio a Santa Maria Maggiore in Piemonte, dove mio amico aveva la casa in montagna, si andava lì per fare il Capodanno, ma non si andava a sciare, perché lì se io andavo a sciare in altri periodi, ma la settimana dopo Natale si andava lì per fare il Capodanno. Quindi probabilmente il governo vuole impedire che gli italiani pensino di andare a farsi il Capodanno. Quindi niente seconde case e niente alberghi. Quindi il governo dice no e non vuole nessun pendolarismo. Nel DPCM sarà scritto che lo spostamento da una regione all'altra è vietato sempre dal 20 di dicembre, e per evitare strappi ha scelto una serrata di 20 giorni, così si cancellano completamente quelle che sono le vacanze di Natale. E quindi questo è quanto, no? Quindi sul cenone di Natale. Poi l'altro tema delicatissimo, sembra quasi quelle frasi che dice Boldi, delicatissimo. Un altro tema delicatissimo sul quale il governo prenderà una decisione definitiva dopo il confronto con le Camere è quello del cenone di Natale, un momento che gli scienziati ritengono di altissimo rischio di contagio tra baci, abbracci, lunga permanenza a tavola e scambio di doni, no? Conte non vuole inserire un divieto vero e proprio per riunirsi nelle abitazioni private, dove tra l'altro effettuare controlli è pressoché impossibile perché è vietato dalla Costituzione, che dice che il domicilio è sacro e inviolabile. Ma il governo è compatto sulla necessità di vietare le feste al chiuso e all'aperto, di rafforzare le raccomandazioni inserite il 3 di novembre nel DPCM vigente per convincere gli italiani a non ricevere persone diverse dai conviventi. Si è lungo dibattuto sull'opportunità di introdurre un numero massimo di commensali, ma parte dei ministri frena, anche perché, come vi dicevo, non si può andare nelle case a controllare. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.